schia, piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e quest'oggi andremo a vedere come installare il mod menu senza modifica su PS3. Allora, prima di tutto ragazzi vi ricordo che non mi assumo responsabilità per ciò che farete. Allora, dovete andare in utilità di formattazione e formattare la vostra PlayStation 3. E dovete formattarla in forma rapida, cioè una formattazione rapida. Una volta formattata la vostra PlayStation 3, ovviamente dovete avere una pennetta USB e il programma che vi lascerò in descrizione, il save che vi lascerò in descrizione. Allora, una volta formattata la vostra PlayStation, vi ricordo che perderete tutti i giochi, se avete giochi salvati e compagnia bella, insomma, poi non mi rompete i coglioni a me a dirmi ah ma non me l'hai detto. E una volta formattata la vostra PlayStation dovete andare e seguire tutti quanti i passi che vi sto facendo vedere. Quindi ricapitoliamo, formattiamo la nostra PlayStation. Una volta formattata la PlayStation si riavvierà e dobbiamo andare in aspettate un attimo ragazzi che mi sono perso. Ok, allora dobbiamo andare qui e dobbiamo effettuare un backup ragazzi, dobbiamo effettuare un ripristino e andremo a fare il ripristino da pennetta. Quindi ricordatevi, andate in utilità di backup, effettuate un ripristino ovviamente da pennetta, dove avrete scaricato precedentemente il file che vi lascerò in descrizione, e dopodiché dovete ripristinare quel file. Vi dirà che i dati sono danneggiati, insomma cazzi e mazzi, però continuate a fare l'installazione. In questo frangente insomma non spegnete la play, altrimenti andate tutto quanto a puttane. La play si riavvierà di nuovo ragazzi, quindi aspettiamo. In questo caso andremo a fare il ripristino, come state vedendo si stanno ripristinando tutti quanti i dati salvati che sono contenuti nel file che vi linko, che dovrete scompattare con WinRAR ovviamente, o WinRAR o WinZip o un qualunque programma che avete per scompattare. Quindi una volta che l'avete scompattato ho creato una cartella PS3, o comunque già ci ha creata mi sembra la cartella PS3 su una pennetta, e ci copiate questo file ragazzi, niente di più semplice. La play si riavvierà ancora, quindi vi dirà che il database sarà comunque ricostruito, voi gli pigiate ok. Dovete andare sempre avanti ragazzi, e a questo punto aspettiamo i vari caricamenti. Allora qui non è importante quello che facciamo o meno, quindi possiamo anche insomma andare avanti tranquillamente, perché questi sono degli usuari, dei profili che la pennetta inserisce già di suo, che il mod menu inserisce di suo, che non danno alcun problema, e noi potremo giocare con il nostro account normalissimo, con quello che ci giochiamo tutti i giorni e entriamo tutti i giorni a giocare. Quindi una volta fatto ciò entriamo e giustamente ci troveremo
la storia, insomma dovremo fare il prologo, cazzate varie, ci troveremo nella storia, poi andremo nell'online e avremo i mod menu, ragazzi. Io adesso qui non vi faccio vedere nulla, perché sennò altrimenti starei troppo tempo per farvi vedere. Comunque questa è tutta la schermata dei mod menu che avrete a disposizione, money drop, invincibilità e cazzate varie. Questo mod menu, ragazzi, non potete usarlo in sessioni pubbliche insieme agli altri, ma potete usarlo insieme ad altre persone che avranno questo mod menu, ragazzi. Quindi detto questo, spero che questo mod menu vi sia utile per fare qualche soldino su PS3. Fate attenzione a non venire bannati. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.